Salve a tutti e benvenuti in questo episodio speciale del Saggio. Oggi parliamo della scomparsa di Silvio Berlusconi, che è stato un premier e resta la presidente della leader Forza Italia, Sì. Giorgia Meloni, che è presidente del Consiglio, e questa morte di Silvio Berlusconi è stata proprio inaspettata. Inaspettata proprio da tutti, perché si era dimesso, sembrava andare bene pure con il suo tumore che aveva, sangue da molti anni, sembrava andare tutto bene, invece purtroppo è morto, non c'è Esatto. solo niente da fare. Adesso alla signora Amadis, l'inviata, ci Sì. racconterà la sua vita. Allora, praticamente penso che, come sappiate tutti, è nato a Milano nel 29 settembre 1936 e purtroppo è deceduto proprio oggi, cioè il 12 giugno 2023. Come vi ha detto anche Dennis, è stato tipo un politico imprenditore italiano ed è stato 4 volte presidente del Consiglio e inoltre è stato diciamo importantissimo per la Mediaset, tanto che oggi hanno sospeso Terramara. E inoltre appunto faceva parte del partito di Forza Italia, che è del centrodestra. Dopo vi racconterò anche la sua vita più in dettaglio, diciamo. Raccontala, raccontala. Allora, praticamente Silvio Berlusconi è stato il primogenito di una famiglia della piccola borghesia milanese. Ha vissuto la sua infanzia nel Basso Varesotto, prima a Sarron e poi durante l'occupazione tedesca a Lomazzo, perché appunto durante, cioè lui viveva durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, mi pare. Il suo padre Luigi era impiegato nella banca I Rasini, nella quale nel 1957 divenne procuratore generale, mentre la madre Rosa Bossi era casalinga. Oltre a Silvio, dal loro matrimonio nacquero Maria Antonietta, Paolo e Silvio Berlusconi. Inoltre, ha trascorso la sua infanzia nel quartiere Isola in via Volturno e niente, questo qua. La sua vita appunto proseguì con gli studi classici e poi la laurea con il massimo dei voti, tanto che appunto nel 1954 conseguì la maturità classica al Liceo Salesiano Sant'Ambrogio di Milano. Si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza e da lì appunto cominciò il suo percorso di lavoro, che poi appunto propagò sempre di più ed è anche diventato appunto stato dispensato dal servizio militare, purtroppo. E niente, questa è diciamo in breve la sua vita. Poi, appunto, come vi ho detto, ha fatto tutti quei lavori che ho detto prima. E niente, questa è un po' la sua vita. Poi anche l'imprenditore. Sì, ah, e una cosa che non tanti sanno, da giovani ha fatto anche il cantante Silvio Berlusconi. Mi pare che in qualche intervista l'aveva detto, ma insomma non è che si sapeva molto. Stiamo parlando proprio quando era giovane, 20 anni, 25 anni. Ovviamente alle 9:30 di questa mattina è stata proprio Esatto. un cuore. Vero, perché per questa notizia proprio così, cioè, veramente inaspettato. Perché non lo so perché ho detto B, però vabbè. Ok. Mi sono incantato il cervello, scusatemi perché non so perché ho detto B. Allora, adesso la nostra inviata Angie si dirà i soli nomi, perché ovviamente è un po' difficile dire tutte le date, i nomi, dirà solo i nomi di un po' delle lenti che ha fatto Berlusconi, che no, che ha fatto, che le ha dette, perché di solito il Parlamento è quello che fa le leggi, Esatto, sì. giusto? Esatto. Allora, partiamo con appunto il decreto Biondi, che è una legge che appunto vieta la custodia cautelare in carcere, cioè che c'entra con gli arresti domiciliari.
Poi invece abbiamo un'altra legge che è la legge Tremonti, sempre un'altra legge che in questo caso riguarda la società Mediaset, quella di, appunto di cui fa parte. Poi abbiamo un'altra legge che abbiamo la legge Maccanico, che consente alla Fininset di possedere tre reti TV sull'analogico terrestre. Poi invece abbiamo Dalma salva Rete4, altre leggi sempre di Silvio Berlusconi. Poi abbiamo un'altra che si chiama GIP GUP, sempre un'altra legge che c'entra con gli arresti e dei magistrati corrotti e insomma quelle cose. Poi abbiamo rogatorie del 2001, che appunto sempre leggi che riguardano la magistratura, i magistrati, il giudizio, queste cose qua, e tante altre leggi, piccole leggi che appunto ha emanato Silvio Berlusconi durante la sua vita. Mi sa che abbiamo anche il condono. Sì, sono sempre tante leggi che ha emanato, ovviamente. Vabbè, questo lo spiego io. Praticamente prima nelle zone dove non potevi costruire, cioè poi anche adesso, ci sono zone dove tu non puoi costruire la casa. Invece lui ha messo questa tassa che se tu paghi questa tassa puoi costruire la casa uguale. Ah, ok. Comunque, volevo un attimo parlare di appunto come è morto, appunto, perché noi, come sapete anche voi, credo, se andate a scorrere nel canale, vedete che abbiamo fatto un video in cui parliamo appunto di Silvio Berlusconi, che è stato ricoverato in ospedale proprio per un problema all'aorta. Sì, fortunatamente quel problema si era anche sistemato, sinceramente, però appunto credo che lo sappiate, lui aveva anche un tumore al sangue che, cioè, che è stata la causa della morte. Più che un problema alla aorta, si sono sbagliati quelli che ci hanno fornito la notizia, correggo adesso, è stata un'infezione polmonare. Ah, ecco. Ok. Così ho sentito dire ufficialmente. Poi non so se dicono vero, penso dicano il vero. Beh, sì, credo, lo credo anch'io, anche perché comunque non si sa, ma comunque se qualunque sia stata la causa, diciamo che si era ripreso, stava in ottima forma dopo appunto il ricovero, però poi è successo questo dispiacere. Ma forma non stava tanto perché le ultime conferenze stampa che ha fatto era un po' gonfio, io l'ho visto un po' gonfio sulla faccia. Sì, ma comunque è vero, comunque anch'io ne ho visto tipo un pezzettino ed era molto stanco, la voce era molto, cioè si vedeva che insomma non è che stava proprio al massimo. Allora, io da quello che ho saputo è morto del tumore al sangue. Esatto, sì, anch'io ho saputo così. Ah, se puoi, non so se tu sei informata al riguardo, puoi spiegare un attimo questo tumore, o se no vedremo. Allora, da quanto riporta qua, praticamente dicono che Berlusconi è morto per leucemia mielomonocitica cronica, che è appunto un raro tumore del sangue che per fortuna non è ereditario, che colpisce le cellule staminali del midollo osseo e generalmente può colpire i più fragili tra i 50 e i 70 anni. E questo è un problema che si è portato. Poi, ovviamente, sappiamo che Berlusconi ha anche avuto il Covid, mi pare. Durante la pandemia, e niente, purtroppo è stata questa la causa della sua morte. Purtroppo sì, perché poi non è passato tanto tempo da quando è morto anche Maurizio Costanzo. È vero, anche lui è stato un personaggio importantissimo per la TV italiana. Infatti, avete visto tutti i ringraziamenti, tutte le dediche. Il pubblico è stato appunto molto calorico e beh. Programmi a questa età È e vero, è vero. era forte. Inoltre, sì. Non è passato neanche troppo dalla sua morte. È vero, cioè stiamo subendo
cioè, un dispiacere dopo l'altro. Comunque, stavo vedendo nell'intervista di, cioè, nello speciale di TG5, e praticamente hanno detto che Silvio Berlusconi ha contribuito a realizzare i primi programmi televisivi della storia, appunto. Esatto. Ed è stato importantissimo anche lui. È Società italiana. E vero. poi lui ha vissuto nella povertà perché da povero è diventato ricco e poi è diventato tutto quello che è adesso. Esatto, è vero. Perché lui era una famiglia normale, non era troppo ricca. È vero. Anche se comunque... Sì. Non prende tantissimo. Allora, Dennis sta dicendo che non è vissuto in una famiglia troppo ricca. Io comunque prima ho trovato che comunque la sua famiglia faceva parte tipo della borghesia di Milano, della piccola borghesia. Comunque è vero, sì, non sono né troppo benestanti e né troppo poveri. Nella media, diciamo. Non è che erano ricchi, cioè poteva avere un titolo nobiliare, può essere, ma non è che era troppo ricco da quanto sapevo io. È vero, è vero. Poi io non lo so. Sì. Comunque io volevo anche dire che i suoi film a Pier Silvio, Sì. che è il figlio di Berlusconi, gli ha dato la Mediaset, gli ha dato tutta la Mediaset Sì, è da vero. gestire. E poi erano nati immaginati tutte le proprietà che adesso i figli si sono presi come eredità. È vero. Comunque, pensate che alla fine degli anni 80 è stata creata appunto il gruppo Fivinnyset, che è appunto sempre come la Mediaset, e poi alla fine degli anni 90 anche la Mediaset, che poi appunto hanno ereditato i figli, appunto. Vabbè, Sì. comunque sarà un pilastro per la società italiana perché senza di lui penso che era molto diversa la società italiana. È vero, è vero. Ognuno può fare tante cose. Cioè, questo io vi racconto una storia, adesso stiamo parlando un po' della società. C'era una signora di 84 anni, che ha fatto tutta la vita un operaio agricolo. 84 anni, è diventata pittrice famosissima, stiamo parlando del 1800 così, pittrice famosissima e ha fatto un sacco di successo. Questo voglio dire che non c'è età per fare successo. Vero, calcolando anche che appunto nel 700, nell'800 non era, cioè le donne pittrici non erano molto diffuse, c'erano, cioè, sei i pittori, però erano soprattutto maschi. Esatto. E niente, tutto quello che c'era lì. No, da qui facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. Sì. Ciao, buona serata e da me la mia inviata, arrivederci.